Partiamo da loro, dai vitelli. Guardate che bellini. Siamo in uno dei centri più importanti dell'agroalimentare della provincia di Milano. Siamo locate Triulzi e siamo nel regno della carne, all'azienda agricola Cornalba, con Giuseppe Cornalba, che ne è il titolare. Buongiorno. Da quanto innanzitutto siamo qui? Allora, noi siamo qui con contratto effettivo dal 1932. Vedete, quindi una grande tradizione di prima vacche da latte, mi raccontava Giuseppe, e adesso invece produzione di animali da carne. La ciccia, ragazzi, finalmente vediamo da dove arriva la ciccia La ciccia più italiana. buona e la ciccia italiana. Allora, questi intanto sono vitelli. Questi sono vitelli di razza Frisone, sono arrivati fino ai 3 mesi di età con latte di vacca, quindi niente di latte ricostituito, ma solo latte di vacca crudo, leggermente scaldato con dell'acqua. Poi si incomincia a dare un pochettino di fieni di farina e dalla gabbietta si passa alla stabulazione libera su paglia. Ho capito. Invece all'interno della stalla ci sono gli animali più Ci sono gli adulti o animali più comunque più adulti, grandi, 12 mesi mi dicevi? che sono tra i 12 e i 24 mesi, che è l'età in cui noi macelliamo il vitellone o il vitello. Il vitellone, esatto, che sono quasi tutti maschi. Sono quasi tutti maschi, il 95%, il 97% sono maschi, il 95% Frisone italiana, e poi c'è qualche incrocio perché come vacche tengo sia delle Jersey che delle Bluebell, e quindi nascono degli incroci. Ecco, e poi ci sono delle femmine che dicevi di particolare pregio, perché poi la carne. Assolutamente. Assolutamente, Perché perché è migliore la carne della femmina? la carne della femmina è migliore perché ci vuole più tempo per riuscire ad ingrassarla e portarla al peso di maturazione e di macellazione, e poi perché la femmina ha un pregio che è brezzolare la carne, cioè la carne è infiltrata di Ho grasso, nella capito. cottura il grasso si scioglie, Certo. insaporisce il tutto e la rende ancora più tenera. Allora, noi cosa abbiamo fatto? Memori di quello che faceva mio nonno e mio padre, abbiamo incominciato a decornificare e castrare i maschi. Nel momento in cui castri il maschio, lui è molto più tranquillo, come potete Questo che vedere. sentite è il pavone, c'è anche il pavone. Lui è molto più tranquillo, come potete vedere, si lasciano accarezzare e non hanno nessun tipo di problema, e la carne viene infiltrata di grasso come per le femmine. Ho capito, vedi, si impara sempre qualcosa. Qui mi dicevi che il Gran Turco è piantato laggiù, è sempre È vostra sempre tutto proprietà nostro. e coltivazione, quindi la filiera della nutrizione dell'animale È è tutta al interna. 90% interna, perché il proteico, che sia farina di girasole o soia, farina di soia d'estrazione, viene comprata all'esterno. Ecco, intanto ci dirigiamo verso il punto vendita, che voglio farvi vedere come si trasforma la carne, e mi raccontavi che qui c'è anche, insomma, c'è l'asinello con cui fate terapia, Onoterapia. spiegacelo, Noi spiegacelo, questo è abbiamo interessante. diversi, come si chiama, com'è che si possono chiamare? Ospiti. Diverse, no, abbiamo diversi modi per riuscire ad aiutare le persone. Uno di questi è fare onoterapia. Onoterapia con degli asini in una fondazione che c'è qua a Melegnano, che si chiama Fondazione Castellini Onlus, dove noi portiamo in primavera e andiamo a riprenderci in autunno un paio di asinelli. E gli ospiti che sono o in degenza ospedaliera oppure Disabili. ospiti della casa, come casa Onlus, possono scendere e durante tutta la giornata possono stare insieme ad animali di diverso Bello. tipo: hanno i fagiani, hanno i Mi pavoni. raccontavi che c'è una ragazza diversamente abile che viene qui ed è l'unica Ci a riuscire ad sono avvicinare il cavallino. delle eccellenze, che sono queste persone che hanno diversamente abili, O forse più abili di o altri, se forse più vogliamo. abili di altri, che riescono, vedi lui com'è, Sì. è molto restio a farsi toccare. Questa ragazza riesce a toccarlo, ma non solo riesce a toccarlo, riesce a dargli una caramella. Ah, vedi? Lo E lui la vedete, prende dietro l'asinello c'è quel pony, che è il è un cavallino, mini un pony, mini pony. ed era quello che usavano gli inglesi per tirare i carrelli fuori dalle miniere. Sì. Bello, interessante. Allora, andiamo nel negozio del punto vendita dell'azienda. Ecco, vedete che è bellissimo qui, il luogo, oltretutto la cascina è molto bella, poi organizzano eventi, fra pochi giorni ci sarà un raduno di 500 d'epoca, 500 storiche,
E cosa vi preparate al raduno? Abbiamo deciso insieme agli organizzatori, abbiamo deciso di fare delle pizze, delle focacce e del pane con alcuni dei nostri prodotti, tra cui una tartare e poi degli affettati con dei formaggi. Quindi si viene, si gode di un panorama magnifico in un luogo bellissimo, perché la campagna del Parco Agricolo Sud Milano è bellissima, e poi si gusta la meraviglia della carne Cornalba. Questo è il concetto, unire proprio la produzione al consumo. Buongiorno, stiamo filmando per Affari Italiani. Buongiorno. Quindi voi organizzate? Eccoli, vedi Tiziana, guarda, qui è proprio dimostrato che il raduno è del 500 d'epoca. Domani mattina saremo qua. Domani mattina guarda bene qua adesso. Eccolo qua. Riesci a prenderlo? Sì, come no. Okay. Okay. Bene. E quindi potevamo venire con un 500. Riempirete l'aia di 500. Si spera. Sì, ma è perché domani hanno degli altri impegni, se no si poteva fare. Bene, bene. A saperlo si veniva con un cinquino. Ah, è vero. Vabbè, vediamo che cosa si può fare. Intanto entriamo nel negozio, vedete, vendita diretta. Qui è giovedì, venerdì e sabato, quindi il weekend, 8:30, 12:30, 15:19, e si possono gustare queste meraviglie. Prego. Che noi siamo tra i primi. Ecco. Il numero è importante. Siamo i noni che hanno aderito al consorzio carne bovina DOC di prima, che adesso è diventato consorzio lombardo produttore di carne. E siamo il numero uno in Lombardia. Bello, complimenti. Bene, bene. E qui abbiamo le cose più importanti, i nostri clienti, che sono le persone che ci consentono dal 1985 di esistere, e la fondatrice. Eccoci. Del tutto, mia madre. Signora, buongiorno. Signora, Affari Italiani in diretta. Va bene. Cosa sta incartando lì? Nodini di vitello. Nodini di vitello. Buongiorno. Lei come si chiama? Non sono tanto grande. Ok. Signora, come si chiama lei? Io Gabriella. Ecco, la signora Gabriella ha fondato questa meraviglia. Fondato, sì. Adesso sta pesando la carne, quindi si concentra, perché... A posto. Ecco. E allora, come è nato il tutto? Beh, è nato un po' come una sfida, perché in genere in agricoltura i nostri prodotti sono soggetti alti a fare il prezzo dei nostri prodotti. Quindi quando nel periodo in cui il prodotto non andava, allora io, cioè è stato il veterinario che mi ha detto, ma perché non fa un punto vendita? Ha ragione, ha detto. E allora mi sono battuta per ottenere i vari permessi e tutte queste cose. E quando ha inaugurato il punto vendita, quando ha aperto? È stato nel settembre del 1985. Ah, però. E la burocrazia siete riusciti a superare? Sì, allora. Ce n'è di più adesso o allora di burocrazia? Molta com'è? Più allora. Molta più allora, sì, quindi un po' si è snellito il processo. Cioè ce n'era tanta, ma adesso è una cosa invivibile. Quindi peggio adesso? Peggio adesso. È peggio adesso, praticamente. Sì, peggio adesso. Come capito, Martina? Pratiche. Peggio adesso, però qui guardate che meraviglia. Sì, sì, no, ma poi noi abbiamo il nostro macellino con pollo ceccio, e c'è tutta la filiera della produzione della carne. Dalla nascita al consumo. Sì, sì, sì. In modo che chi assaggia dopo non riesce più a mangiare altre carni, deve per forza tornare. Senta, cos'è che è più apprezzato? Cos'è che va di più? Tutto. Diciamo tutto, anche perché io ho fatto una scuola al cliente perché imparasse a usare anche le parti meno nobili. Abbiamo fatto ricette, abbiamo dato consigli, li abbiamo fatti trovare pronti, e quindi spesso ci troviamo senza le parti che, diciamo, che costano meno, e avanziamo le parti nobili, tipo posteriore piuttosto. Ho capito. Perché la gente ha capito che il gusto, il sapore, il modo di cucinare vuol dire molto. Grazie signora, buon lavoro, grazie mille. Grazie. Torniamo da Giuseppe, e qui ci sono anche, vedo... Queste sono composte fatte con la nostra frutta, noi abbiamo composte 400 alghe della frutta, di diverse cultivar, che dopo possiamo andare a visitare.
che quando la frutta non viene venduta fresca, come in quel caso lì, sì, avanza, qua. Allora facciamo delle composte per non buttarla via. Albicocche. La passione di Bruno Vespa, l'albicocche. Abbiamo, e il riso, ovviamente. Abbiamo il riso, logicamente coltivato in azienda, essiccato in azienda, adesso fatto pilare, logicamente, in una... Il riso, questo cos'è? Arborio. Per fare il risotto alla milanese qual è il più adatto? Dipende dai gusti, perché si possono provare tutto, uno li prova e poi decide quale. Assolutamente sì, la riso integrale al galone nano secondo me vanno bene tutti. C'è chi lo vuole più sugoso, preferisco l'arborio che perde un po' più di amido, chi lo vuole meno sugoso, più manteccabile, il Carnaroli, e chi vuole un riso che si può condire e rimane sempre perfetto, uno usa il galone nano. Il riso con fagioli e cotiche o il riso con la pasta di salame si usa. Pasta di salame a spada, bene, e questo? Il miele prodotto dalle nostre ali che sono davanti a Fontefe. Quindi un'azienda agricola completa, paradiso della carne, ma anche abbiamo visto miele, confetture, frutta, riso, quindi insomma qui davvero si può trovare con i nostri cibi, dalla medaglia d'argento del Parco Agricolo Sud giusto essere soddisfatti di questa cosa. Quindi chiudiamo con l'esempio, vedete, Cornalba, riso Vialone Nano e lì la meraviglia della carne che abbiamo visto. Grazie Giuseppe, grazie a voi. Racconteremo ancora di voi e chiudiamo con questa bella immagine della macelleria.